Ragazzi, buongiorno, eccoci qui con un nuovo tutorial. Questa volta andremo a trattare un argomento che molti di voi mi hanno chiesto, praticamente il software di supervisione per quanto riguarda gli inverter Voltronic. Allora, io non utilizzo il software che solitamente danno praticamente standard con l'acquisto dell'inverter, ma ho preferito affidarmi ad altro e programmare io una parte di questo software di supervisione. Altra parte non è programmata da me, ma bensì utilizzo due programmi che si trovano online, Solpilog, quello che vedete qui, e un altro programma, ed è questo qui nella cartella, che si chiama DailyLog. Questi due software ve li lascio poi in descrizione qui sotto nel video che potete scaricare, sono da installare all'interno di un ambiente Raspberry. Qui siamo all'interno di un piccolo computerino Raspberry, modello 3 dovrebbe essere, se non vado errato, dove andiamo ad installare questi due software. Allora, il Solpilog praticamente fondamentalmente è un software che non fa altro che acquisire tutti i parametri dell'inverter, quindi tutti i parametri che noi andiamo a leggere nel display blu dell'inverter Voltronic, per intenderci quello con i quattro tasti, il Solpilog praticamente li riporterà all'interno del suo programma per poi inviarli su un'altra piattaforma. Ovviamente cliccando due volte possiamo fare esegui, il software si apre. Adesso vi faccio vedere, si è connesso già con l'inverter, ecco qui, e i parametri che va a prendere ce li ritroviamo tutti scritti qui, colonna di destra e colonna di sinistra. Questi sono tutti i parametri che abbiamo all'interno dell'inverter. Quindi, installato questo software e collegato con l'inverter, qui non ci dobbiamo occupare di nient'altro, solamente qui nelle configurazioni, ovviamente nella pagina login, dovremo andare a spuntare questa scritta qui, Send to Emon CMS, andare a mettere l'indirizzo IP. Io in questo caso lavoro con un server locale, quindi mi vado a impostare il mio indirizzo IP interno locale della mia rete, e qui dovremo andare a mettere la chiave che è univoca di Emon CMS. Quindi, una volta che voi andate a creare il vostro account e il vostro server, vi sarà affidata questa chiave che sarà univoca per il vostro server. Messe queste spunte, si va sul tasto salva e si può abbassare questo programma. Lui invierà i dati su questa piattaforma Emon CMS, che adesso andremo a vedere. Nel frattempo vi faccio vedere l'altro programmino che lavora in abbinato con questo, che è il DailyLog. Questo fa la stessa identica cosa. Questo però, anziché acquisire dati dall'inverter, li acquisisce dal BMS. Quindi con questo software andremo a monitorare tutti i parametri della batteria litio, LiFePO4. Quindi tutti i BMS che sono della famiglia Deli possono essere tranquillamente letti da questo software DailyLog. Premetto che bisogna avere, per leggere queste cose, bisogna avere una porta sul BMS o UART o 485. Con queste due porte si può fare la lettura praticamente dei parametri. Quindi cliccando qui, anche qui dice vuoi eseguire il file, dobbiamo fare esegui. Ecco qui che si è aperto il software. Qui, anche qui dobbiamo spuntare la scritta connect su Deli, connessione sul Deli on, e qui andremo a inviare i dati su Emon CMS tramite il protocollo MQTT. Quindi dovremmo andare a configurare il nostro indirizzo, la nostra porta. Bisogna aprire una porta, in questo caso io ho aperto la porta 1883, ma è una porta interna, quindi non è una porta esterna. Mettere username, password e così via. Bisogna cliccare su start e il programma si avvia. Ecco
Adesso ci andiamo a spostare praticamente sulla piattaforma di Emon CMS. Vi faccio vedere su Emon CMS dove arrivano questi dati che vengono inviati praticamente da questi due software. Allora, eccoci qui. Emon CMS si installa anche lui su un Raspberry. Quindi si va a creare una macchina praticamente fisica con Emon CMS installato, che fungerà da server locale. Bisogna andare a fare ovviamente la registrazione sul sito e avere tutti i parametri di ingresso e poi andarsi a loggare nel server locale con quello che si è registrato uno online, ottenendo così praticamente la chiave di accesso, quella famosa chiave che dobbiamo inserire lì, che ci identifica come utenti univoci di quell'account. Per accedere poi nella macchina, nel server locale, ovviamente si ci va da una pagina Google. In alto nella barra praticamente bisogna inserire, eccoci qua, l'indirizzo IP, ovviamente della mia rete LAN dove è associato Emon CMS, in questo caso 192.168.0.152. Adesso vado a mettere username e password. Eccoci qui, ragazzi, mi sono loggato e siamo entrati all'interno. Allora, dov'è che arrivano questi dati? Fondamentalmente questi dati arrivano dentro il menu input. Infatti, il programma Daily, che è il Daily Log, andrà a creare questo menu a tendina con questi parametri che vediamo sotto, quindi il SOC, la tensione, gli ampere rimanenti, i valori delle celle da 1 a 16, la temperatura e i cicli. Mentre il software SolpiLog, che è quello che monitorizza l'inverter, va a creare un altro nodo, perché questi si chiamano nodi. Io ho richiamato ovviamente l'inverter in questo caso con tutti i parametri che l'inverter leggeva in quel programma. Quindi lui per intero prende quel pacchetto dati e lo invia su questa piattaforma. Vedete? Perfetto. Su questa piattaforma, ovviamente, è abbastanza complessa, ha bisogno di uno studio dietro. Comunque, si può accedere alla dashboard dopo che praticamente questi parametri vengono elaborati. Ora vi faccio vedere come si elaborano. Andiamo a simulare praticamente come elaborare praticamente un solo parametro, tanto per farvi capire. Allora, andando nella dashboard da me troverete questi quattro menu, nel mio caso impianto casa. Bene, questo è quello che vedete sull'impianto casa da me. Aspettate che vi inquadro bene. Ok, che cos'è che abbiamo? Abbiamo la tensione di riferimento Enel, la tensione di riferimento dei pannelli fotovoltaici, gli ampere prodotti in questo momento dai pannelli, il grafico della curva di potenza prodotta dai pannelli. Infatti qua ho iniziato a produrre, lasciate perdere questa parte perché ieri sera ho fatto un piccolo aggiornamento, quindi l'ho riavviato stamattina. Lui inizia a salire, man mano passano le ore, sono arrivato ovviamente qua sopra nella parte alta intorno a un picco di 2,7 kW. Per poi piano piano riscendere. Ora qui ci sono nuvole, stanno passando un nuvolone, quindi praticamente la produzione dei pannelli qua in watt si è abbassata notevolmente. Ma considerate che sono arrivato a un picco di 2941 watt. Questa è la percentuale della batteria, 62%. Questi sono i kilowatt qua sotto, qui, residui in batteria. Questi sono gli ampere residui in batteria. Questo
174 ampere ora residui, 8.360 kilowattora in batteria, 8, sarebbero 8,3 kW in batteria. Considera che la mia batteria è intorno ai 13 perché ho celle da 280 ampere ora, quindi siamo intorno ai 13 kW. E poi ovviamente c'è questa parte grafica qui, che questa viene evidenziata di verde quando stiamo facendo la produzione fotovoltaica, e ovviamente questa si spegnerà verde, ok? E si accenderà questa in alto grigia verde quando l'inverter va in bypass, cioè che passa in automatico con Enel. Poi qui andiamo a vedere praticamente i kilowattora giornalieri e il totale da quando io ho fatto questo impianto di supervisione. Considerate che io l'ho messa in funzione, questo impianto, per questa versione che state vedendo qui, giorno 2 di agosto, ok? Quindi oggi da Enel ho prelevato 0,08 kW. Produzione pannelli finora è stata di 11,40 kW. Consumo casa in questo momento finora è stato di 3,54 kW. La produzione immessa in batteria è stata di 7,73 kW. E il prelievo dalle batterie finora è stato di 0,22. Qui invece troviamo il totale. Questo non si azzererà mai, ma andrà avanti in maniera progressiva. Io ho deciso di programmarlo così perché voglio capire l'impianto in un anno solare quanti kilowatt riesce a produrre. Considerate che dai primi di agosto a oggi questo impianto ha prodotto 634 kWh. Il consumo della casa sono stati 553, la produzione immessa in batteria è stata 356 e il prelievo dalle batterie è stato 282. Il totale finora prelevato da Enel sono stati 22 kW, ok? Da agosto a ora parlo. Nella parte bassa, qui sotto, qui per intenderci, andiamo a vedere tutti i valori delle 16 celle. Ok, quindi tutte le tensioni di riferimento delle 16 celle. Quindi se c'è una cella abbastanza sbilanciata, praticamente io in maniera opportuna, immediata, me ne accorgo. Ok, quindi questo è l'impianto di supervisione della casa. Io dico, ci sono molte persone che dicono che alla fine l'impianto di supervisione si può vedere con un computer, con PC da locale, ma io preferisco monitorare, avere la possibilità di monitorare H24 tutto, perché voglio sapere quanto produce il mio impianto, se ci sono periodi dell'anno dove produce meno e cosa posso fare per poterlo migliorare, perché ovviamente avere questi grafici comporta che tu vedi subito la tua produzione, se è produttiva oppure no. Comunque, a me piace avere la supervisione di tutto. Quindi dalle batterie alla potenza dell'inverter, tensione di batterie, tensione delle singole celle, tutto sotto controllo, perché comunque stiamo parlando comunque di energia elettrica, stiamo parlando di un impianto che fa produzione su un'intera abitazione, e quindi ho la necessità di avere un impianto affidabile, quindi non mi posso permettere che l'inverter vada in blocco e io non me ne accorga, perché si rischia ovviamente di fare centinaia di euro di danno. Pensiamo al frigorifero, congelatore e quant'altro. Considerate, io non sono sempre in casa, quindi ho necessità di avere un impianto affidabile. Poi, per quanto riguarda il discorso affidabilità, prossimamente andremo a vedere come rendere questo impianto affidabile. Comunque, io sono a vostra disposizione, quindi se avete domande da farmi, scrivetelo qua sotto pure nei commenti. Adesso vi faccio vedere praticamente come si crea, diciamo, questa dashboard, ok? Quindi fondamentalmente
possiamo andarne a creare una nuova. Ok, la chiamiamo in questo momento prova. Scusate, allora, prova. Eccoci qui. Qui abbiamo una dashboard vuota, un foglio bianco. Io sono partito da questo. Cliccando nella coroncina qui in alto a destra si apre questo menu. Si apre questo menu e già possiamo intuire che qui abbiamo il menu per inserire testi, qui abbiamo il menu degli strumenti, qui il menu dei grafici e qui il menu, chiamiamolo, dei contorni, decorazioni e roba varia. Comunque io vi faccio vedere alla fine come si inserisce, ad esempio, un voltometro. Perfetto. Qui abbiamo inserito il nostro voltometro. Perfetto. Cosa dobbiamo fare? A questo voltometro gli dovremmo far capire che tensione, che parametro deve andare a leggere, quindi da dove si deve prendere questo riferimento. Come facciamo questo? Bene, clicchiamo nella chiave inglese, quindi selezioniamo lui, clicchiamo nella chiave inglese e si apre questo menu dove ci dice Feed, ok? Questo è il riferimento della tensione che lui dovrà andare a prendere. Quindi, che cosa gli vogliamo far leggere? Ovviamente tensione. Tensione ingresso Enel, perfetto. Ok, gli diciamo che in questo voltometro vogliamo leggere la tensione ingresso Enel. La scala gli andremo a dire 1, il valore massimo. La scala gli andremo a dire 1, il valore massimo che dobbiamo vedere a fondo scala, quindi io metto 250, valore minimo 0, unità volt. Bene ragazzi, abbiamo finito questo, possiamo cliccare su salva e come vi avevo promesso, ecco qui che il voltometro va a leggere la tensione di riferimento in ingresso di Enel. Ovviamente, come l'abbiamo fatto sul discorso Enel, lo possiamo andare a fare su tutte le altre cose. Comunque, io vi invito che se avete dubbi, qualsiasi cosa, scrivete qua sotto nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale e vi raccomando, contattatemi per qualsiasi dubbio. Io sono a vostra disposizione, non ci sono problemi. Un saluto a tutti.